Sono diversi anni che ho problema di salute e ho iniziato con problema a livello lombare. Nel trascorso di questi anni sono venuti fuori diversi problemi, ho un'encefalopatia multifocale, ho 4 ernie cervicali e 3 ernie lombare e se mi sta a fermare il braccio e la gamba dalla parte sinistra. E non mi posso muovere, sono ferma completamente a letto, mi posso alzare da qua al bagno e quando ritorno ho un dolore insopportabile. Vado avanti a morfina, prendo 70-80 mg al giorno, che non è che mi leva il dolore, me lo calma un po', ma il dolore ci sta. Passo notte senza dormire perché non trovo la posizione né da una parte né dall'altra e sono veramente la disperazione perché sono sola, ho 3 figli e se io non faccio niente a casa mia si sta male. Poi sto a un terzo piano che non posso neanche andare a prendere un po' di aria in piazza perché non mi posso muovere, se esco poi mio figlio mi deve portare in braccio fino a su e non è una cosa giusta. Il servizio sociale mi hanno aiutato con buona spesa, se devo essere sincera non mi hanno aiutato più di tanto perché io non mi piace chiedere e io le devo chiedere a loro, così che ho cercato di fare io da sola fino a dove ho potuto, ma in questo momento devo riconoscere che ho bisogno di una mano perché non se la faccio più. In questo momento vado da sola con l'autobus. Ce l'ho un amico con il quale lavoravo che mi dà a volte una mano quando può. Prendo l'autobus di qui e là, ma l'autobus sembra un camion di lavoro perché in tutti i buchi dove cade poi il dolore non riesco a sopportarlo. Quando ritorno a casa poi ci sto 2-3 giorni che non posso proprio muovermi dal letto. Se è possibile, lo so che tramite l'Usler si può ottenere una macchina di servizio che porta e riporta le persone a casa. Sì, è possibile, mi piacerebbe tanto questo, così non devo disturbare a nessuno e sono certa di stare un po' meglio. E l'altra cosa per la quale volevo parlare era del cambio della casa al piano terra per evitarle anche questa complicazione a mio figlio che non se lo merita e chiederle un aiuto di maniera monetaria visto che la situazione che ho non è della migliore e i ragazzi hanno bisogno di tutto e io in questo momento non sono in grado di poter badare a loro in questo senso. Un aiuto economico, un aiuto con la spesa, un aiuto con tutto lo che voi potete darmi una mano. Sinceramente questa situazione non mi ci trovo molto bene perché ho sempre visto mia madre come una persona che faceva tutto in casa, che ha sempre fatto la parte della madre e del padre per noi, non ci ha mai fatto mancare niente e ora vederla in un letto sdraiata senza che si possa muovere è molto difficile per me, proprio perché non sono abituata a vederla in questa maniera. Io vorrei che mia madre stesse meglio, ovviamente, perché io sono piccola e i miei fratelli ovviamente hanno altri pensieri e stare così in casa non è bello. La scuola sto andando a tratti perché nel modo di studiare va tutto bene, però mi mancano sempre i libri perché non abbiamo soldi per pagarli tutti e per chiederli. Mi mancano ancora le divise della scuola perché comunque la scuola che faccio costa e infatti non posso fare alcune attività scolastiche per il fatto che non abbiamo soldi e non possiamo comprarci delle cose. Allora, sinceramente per questa situazione gli assistenti sociali ci hanno dato di buone spese, soltanto che essendo tanti in famiglia e con la nostra situazione non sono stati molto dispensabili, perché comunque abbiamo bisogno di cose per andare avanti e vivere questa situazione in un modo migliore per noi. Vorrei avere più possibilità di prendere più cose oppure di avere anche
più buoni. Cibo in casa per almeno affrontare affrontare non so la settimana, il mese e non vivere giorno per giorno. E poi vorrei che delle persone aiutassero mia madre per spostarsi, che non si senta male subito e che trovino un modo per alleviare la sua sofferenza e farci vivere in un modo migliore a me e a mia fratella anche. Ciao, io sono Ombretta del comitato di Sant'Elmete e sono qui a casa di Jormar perché siamo venuti per cercare di andare incontro alle sue esigenze, che sono un diritto sacrosanto che dovrebbe avere tutto il genere umano e non solo chi. E questa signora, come ha già detto lei, è malata, ha dei disturbi seri. Non si può muovere, la maggior parte delle volte non si può muovere proprio dal letto, quando lo fa con difficoltà e con l'aiuto dell'assunzione di forti dosi di morfina, che non gli tolgono il dolore ma l'aiutano. E questa famiglia è composta da lei, ha tre figli di 18, 21 e 15 anni, quindi sono disoccupati, vanno a scuola e hanno difficoltà perché senza soldi non ci sono libri che vengono rimborsati dopo, una vita sociale anche per i ragazzi, si sa, un minimo di qualcosina, quando è un compleanno non puoi fare un regalo, non puoi andare a mangiare una pizza, ci devi andare, insomma anche loro sì, sembrano cose stupide, però sono cose solo della miseria, perché sono cose normali di vita che dovrebbe avere una qualsiasi persona adolescente. Qui c'è veramente seriamente bisogno di aiuti a cui hanno diritto, assolutamente. Ha bisogno di cambiare appartamento, deve andare al piano terra, e qui sappiamo che ci sono molte casse vuote al piano terra, quindi basterebbe fare un cambio da casa a casa, non importa chissà quale burocrazia, bisogna andare a rompere le scatole, non lo so, però le case ci sono, quindi magari sarebbe veramente il caso di darle una mano. Perché anche se gli diamo la usa e ripassa, la carrozzina, i medicinali, l'aiuti dei volontari, perché so che ci sono dei volontari che vengono nelle case a aiutare, però fino a che sta a tre piani questa persona è peggio di un carcere domiciliare, perché nel carcere domiciliare di persone benestanti hanno da mangiare, hanno le necessità, i generi primari, qui non c'è niente, signori miei, non c'è nemmeno la pasta, non c'è niente. E loro sono persone orgogliose, lei è sudamericana, ora sono diversi anni che vive in Italia, però ha sempre quell'orgoglio classico dei sudamericani, che anche se sono poveri piuttosto si fanno ditine, vanno a rufolare nei cassonetti ma non ti chiedono niente. E bisogna che lei capisca che lei tutto quello che sta chiedendo è un suo diritto, non è elemosina, sono diritti umanitari. Grazie.